Iniziamo l'incontro di oggi. Questo è il primo incontro, ma in realtà sarebbe dovuto essere il secondo, ma il primo è saltato, quindi io farò un'introduzione così di presentazione del seminario, poi ce ne sarà una specifica sull'incontro e poi lascerò la parola ad Alessandro Del Fante e Andrea Genfi, insomma, che sono le due persone che abbiamo invitato, insomma, per l'appuntamento di oggi. E, niente, insomma, io provo semplicemente a spiegare perché abbiamo pensato ad un seminario sulle istituzioni. Classicamente, come dire, la ragione per cui abbiamo pensato a questo seminario parte dalla constatazione di una trasformazione che è avvenuta, no, del sistema produttivo, che viene generalmente indicata come il passaggio dal fordismo al postfordismo, o a quello che alcuni teorici chiamano il capitalismo cognitivo. E per dirla con un altro autore, insomma, di riferimento, Christian Marazzi, una trasformazione che è avvenuta per via di quella incorporazione, non c'è lui, del capitale fisso nella mente e nel cervello, no, della forza lavoro. E quindi a partire appunto dalla centralità, quindi, del sapere, della capacità di produrre relazioni, di produrre cooperazione, che bisogna in qualche modo pensare, no, a partire dalla proliferazione delle differenze, di questa eccedenza costitutiva che è al centro dei rapporti di produzione, che secondo noi va pensato il tema delle istituzioni. Va pensato appunto il tema delle istituzioni perché è proprio questa eccedenza, no, che sta al cuore dei rapporti di produzione che la razionalità neoliberale tenta di governare, generalizzando la figura della forma impresa. E quindi l'idea e la domanda a cui vorremmo provare a rispondere è quella, è la seguente, cioè se sul mercato, ecco, e anche all'interno delle istituzioni pubbliche, diciamo, queste soggettività eccentriche, questa eccedenza non riesce a trovare lo spazio di un adeguato spazio di espressione, è possibile pensare, diciamo, delle forme istituzionali che riescono invece a garantire e anche ad accrescere la produttività di queste soggettività eccentriche, di questa eccedenza che sul mercato deve continuamente essere governata e quindi anche umiliata in alcune sue in alcuni suoi aspetti. Per dare anche un po' più di concretezza a queste poche cose che ho detto, insomma, basti pensare anche, no, all'università e ai movimenti che hanno insistito sul tema dell'università. Dall'onda in poi, ad esempio, uno dei punti di programma di questi movimenti è stata la cosiddetta autoriforma o anche la produzione, no, di laboratori di autoformazione. Cioè, quindi vi è l'idea che appunto che dentro lo spazio istituzionale definito anche dal pubblico, diciamo, tutta una serie di competenze, di desideri, di capacità produttive non riescano a trovare uno spazio adeguato di espressione, che quindi servisse appunto partire dalle pratiche che quelle soggettività riuscivano a mettere in campo e istituzionalizzarle per pensare ad un nuovo modo di vivere l'università. Oppure, non so, pensiamo anche al movimento Occupy, no? Che si è data una forma in qualche modo istituzionale, per fare un esempio sugli altri, dopo l'uragano Katrina, insomma, è quello stesso movimento che è stato in grado di spiegare, insomma, tutta una serie di competenze che poi
sono riuscito ad intervenire in maniera anche migliore ed più efficace di quanto potesse fare appunto lo Stato in una situazione di emergenza. Poi c'è anche un altro problema, e cioè capire se appunto le istituzioni possono essere in qualche modo la forma con cui i movimenti riescono a darsi ad una durata e ad uscire appunto da quella fase, da quel ciclo classico, no, dei movimenti, per cui c'è una prima fase di manifestazione e poi c'è la risacca. Ovviamente, insomma, il campo delle istituzioni va anche, il tema delle istituzioni va necessariamente pensato, no, all'interno di una tensione con la governance, appunto, che come dicevo prima cerca sempre, no, di governare queste eccedenze. Insomma, queste sono brevemente appunto le ragioni che ci hanno portato a pensare ad un seminario sulle istituzioni, e il tentativo è anche quello di allargare un po' lo sguardo di chi fa attivismo politico, e cioè di capire se delle forme istituzionali, anche non direttamente politicizzate, appunto, a cui non si può appiccicare l'etichetta, no, della politicità, per come insomma, noi attivisti la possiamo intendere, è possibile appunto intravedere anche in ambiti lontani da quelli calpestati e attraversati da chi fa movimento, delle forme istituzionali che appunto ci parlano appunto, rendano evidente, insomma, quello che viene definito, come viene indicato con il termine di comune. Ecco, queste sono un po' le coordinate all'interno del quale abbiamo pensato questo seminario. Poi Marco fa introdurrà un po' di più l'appuntamento di oggi. Sì, in particolare questo secondo incontro, che è diventato il primo, in questo incontro parleremo un po' di questo rapporto tra le innovazioni tecnologiche, scientifiche e società, insomma. In particolare cercheremo di analizzare due aspetti. Alessandro si concentrerà più su delle forme di open science, come le abbiamo chiamate, cioè nuovi processi all'interno delle scienze che ricalcano un po' la filosofia, diciamo, che si insinuano nell'ambiguità che è quella della filosofia open access, insomma, che fa sua l'imperativo della condivisione conoscenza, l'accesso all'informazione, potremmo chiamarlo un'orizzontalità, che però non rifiuta il confronto col mercato, ma anzi, dentro queste nuove forme di produzione scientifica convivono a pieno titolo nuove forme di imprenditorialità anche, e fanno della condivisione conoscenza utilizzano quella parte del capitalismo dell'informazione, insomma, quella parte del capitalismo delle nuove forme post-fordiste, dove la condivisione di conoscenza e l'accesso all'informazione svolgono un po' il ruolo del capitale. Diciamo, open science non significa scienza libera, orizzontalità tout court, ma semplicemente una nuova forma più produttiva, che è quella della cooperazione e della condivisione dell'informazione, che si scalca, queste nuove figure che vengono chiamate biohackers, insomma, gli hacker all'interno delle scienze della vita, si scagliano contro le istituzioni, diciamo, scientifiche, accademiche, classiche, quella del sapere scientifico accademico, quanto contro le grandi imprese, quanto le grandi big bio, diciamo, le imprese della,
le grandi multinazionali, ma non tanto per uno scontro sul un'ideologia contro il capitalismo, contro modalità di capitalismo, ma semplicemente perché riconoscono che nuove forme di condivisione sono direttamente più produttive e riescono direttamente più funzionali. Le scienze della vita, che poi hanno diverse sovrapposizioni sia con la storia del lighting informatico, e sulle scienze della vita si è giocata anche una partita importante, soprattutto in passato, sul campo del copyright, dell'accesso sulla proprietà intellettuale, diciamo. Dall'altra parte, Andrea introdurrà una riflessione un po' più generale su come le trasformazioni nel panorama tecnologico-scientifico, che non significano semplicemente innovazione dei prodotti, ma anche e soprattutto innovazione dei processi, creazione di nuovi processi e creazione anche di una nuova complessità. Come dentro questa nuova complessità, queste nuove relazioni che si danno, nuovi strumenti, è possibile pensare a un'organizzazione, nuove forme di organizzazione politica, nuove forme di condivisione, ma anche di convivenza, di attivismo politico e di produzione. No, l'unica cosa, non ci interessa tanto, insomma, puntare, ricalcare la storia di quello che è stato l'attivismo informatico o l'hacking digitale, né da una parte polarizzare nuove forme di apertura come orizzontali, quindi ritornare su un dibattito che forse non ha nemmeno senso, di apertura della rete, quindi presunta orizzontalità che si dia dentro la condivisione della rete, ma piuttosto cercare di problematizzare e vedere le ambivalenze di alcuni aspetti. Comincia Alessandro e poi... Allora, grazie per l'invito, ovviamente, innanzitutto. Io volevo farvi non un quadro completo di quella che è la scienza aperta, open science, ma il mio punto di vista magari anche abbastanza eccentrico, che però secondo me è interessante per vedere le cose con una prospettiva un pochino differente, che può illuminare magari alcuni dei chiaroscuri che ci sono in questa storia. Visto che il ciclo di seminari dedicato alle istituzioni, ma anche ai beni comuni, i commons, volevo partire dal fatto che secondo Lino Rostow, cioè premio Nobel per l'economia, che ha teorizzato negli ultimi decenni l'economia dei beni comuni, in qualche modo, i commons sono istituzioni per l'azione collettiva, cioè sono istituzioni pensate per un'azione collettiva che può in qualche modo arricchire le persone che partecipano a questa forma di azione. Detto questo, bisogna chiedersi quale tipo di azione collettiva si può mettere in campo all'interno di forme di beni comuni. Quindi volevo ottenere questo bilanciamento tra quello che è i beni comuni nella scienza e quali tipo di azioni si possono intraprendere all'interno di questo mondo. Volevo partire da quella che è la storia, come dire, più scontata della open science, della scienza aperta, che è una storia, in qualche modo una retorica abbastanza lineare, che dice che la scienza è aperta per natura, gli scienziati sono, la cultura degli scienziati ha dei valori che comprendono la condivisione, la cooperazione, la produzione di sapere insieme, la democrazia, eccetera, eccetera, una storia quindi che, come dire, fa parte della modernità, che poi a un certo punto viene in qualche modo interrotta dall'intervento di dinamiche di mercato e capitalista all'interno della ricerca scientifica. A un certo punto, negli anni 70, si inverte il rapporto che c'era prima negli Stati Uniti, cioè tra, diciamo che gli anni 50-60, per ogni $2 spesi dal pubblico per fare ricerca scientifica ne veniva speso uno dal privato, negli anni 70 questo rapporto si inverte, cioè i privati spendono il doppio del pubblico in ricerca scientifica e innovazione e ricerca scientifica.
Come sapete, questa storia continua dicendo che questo comporta un cambiamento, una frizione contraria, un'opposizione a quella che era la cultura della scienza aperta, cioè gli scienziati sono in qualche modo, vengono obbligati, in qualche modo forzati a brevettare, a usare tecniche, come dire, tecniche di innovazione tipiche dell'industria, cioè la segretezza, il brevetto, viene impedito in qualche modo di influire il libero della conoscenza, dell'informazione, a favore di forme invece di produzione di informazioni più chiuse. Quindi c'è in qualche modo questa opposizione tra aperto e chiuso abbastanza netta nel racconto più comune di questa storia. Cosa succede? A un certo punto arriva la rete, che dà strumenti nuovi perché questa vecchia cultura possa essere rilanciata. E quindi l'open access, e quindi le licenze Creative Commons, e quindi database open, e quindi le possibilità, aumentate possibilità tecnologiche per una cultura che è già lì, che in qualche modo è la cultura naturale dello scienziato, al quale lui o lei è socializzato da quando studia, e che quindi in qualche modo è la forma naturale di produzione della conoscenza scientifica. Non so se vi ritrovate in questa storia lineare, cioè in qualche modo l'avete già sentita raccontare, no? Quindi in questo momento siamo uno scontro in cui c'è i cattivi vogliono chiudere la scienza, i bravi vogliono aprirla grazie agli strumenti tecnologici. Sto chiaramente banalizzando perché la storia non è così lineare, però in qualche modo questa è un po' la storia che viene raccontata. E una vecchia tradizione culturale, una nuova tecnologia che insieme danno vita a nuovo open science. E in qualche modo si contrappongono le dinamiche di mercato, sia come dire, da ricerca fatta dalle imprese, sia di quello che viene chiamato capitalismo accademico, cioè delle nuove forme di produzione di conoscenza all'interno dell'università che però seguono dinamiche aziendali, quindi puntare ai brevetti, quindi puntare alla produzione di un numero di pubblicazioni X, perché questo ti fa competere con i tuoi avversari all'interno del mercato accademico, eccetera, eccetera. Allora io vorrei invece smontare un attimo questa storia, che in realtà non è completamente sbagliata, anzi è comunque un buon modo di raccontare quello che è successo negli ultimi decenni, però è anche un punto di vista unico, invece magari ce ne sono altri interessanti. Anzitutto questa storia dal punto di vista storico è molto più complessa, cioè la scienza ha, come dire, ondate di, chiamiamola apertura o chiusura, cioè di diverse forme di comunicazione di quelle che sono informazioni, conoscenze prodotte che dipendono dal sistema economico e sociale in cui funziona. Quindi non è sempre stata aperta la scienza, cioè la scienza moderna in quel senso pagata dal pubblico per condividere le conoscenze con tutti è durata in realtà qualche decennio. Non è una storia che per noi sembra una storia che sembra, come dire, una forma di produzione di conoscenza naturale, cristallizzata, invece è durata solo qualche decennio. Queste ondate che poi sono anche, queste le in qualche modo le ne parlava anche Marx, anche Deleuze quando parla di territorializzazione e deterritorializzazione, cioè il fatto che le dinamiche di proprietà e di controllo vanno a ondate, quindi possono a un certo punto includere qualcosa, poi si ritirano, poi possono, insomma, un movimento sociale può aprire nuovi spazi che vengono ancora reinclusi all'interno delle recinzioni del capitale, eccetera. Quindi in realtà è una dinamica, se vogliamo possiamo vederla come un'onda. Anche nella scienza moderna, quindi quella che noi vediamo come appunto fissa differenza tra industria che lavora in un modo e l'accademia che lavora in un altro, in realtà le due cose erano anche abbastanza mescolate, cioè anche negli anni 50 e 60 è stato dimostrato che all'interno dell'università già c'erano dinamiche di segretezza, i brevetti sono cominciati molto prima degli anni 80, che è un po' la data in cui si comincia a parlare di capitalismo accademico, eccetera, e dall'altra parte anche nelle industrie, in realtà i ricercatori, questa è la storia di Google, il 20% che puoi fare quello che vuoi, questo è sempre successo nelle imprese che fanno innovazione, cioè i ricercatori hanno sempre potuto andare ai congressi e dire quello che stavano facendo, magari parzialmente, o pubblicare, quindi condividere le loro conoscenze. Quindi diciamo che è una storia un pochino più mescolata. E poi c'è questa cosa invece della, come dire, dell'ambiguità della retorica dell'apertura, questo magari è un pochino più il punto, cioè in realtà questo fa parte della storia del neoliberismo, cioè come dire, è una delle retoriche che hanno in qualche modo creato il capitalismo che conosciamo oggi, quella del free flow of information, il flusso libero di informazione, quindi più informazione scorre velocemente
meno ci sono frizioni che impediscono al capitale di svilupparsi nel modo più rapido e più imponente. Questa è una storia iperliberista ovviamente, però fa parte fin dagli anni 60-70 delle narrazioni che accompagnano lo sviluppo del capitalismo. Quindi in realtà vederlo, cioè vedere la scienza aperta oggi come un'opposizione al capitalismo accademico, vuol dire non vedere il fatto che in realtà queste dinamiche, in un senso molto più generale, fanno parte invece proprio dell'evoluzione del capitalismo che conosciamo oggi, quel capitalismo informazionale, capitalismo cognitivo, chiamiamolo come vogliamo. Sono ancora qua. Sì, è dietro di te. Ah, grazie. Ok, questa è la mia introduzione, e su queste due o tre, come dire, cose spot che vi ho lanciato, poi possiamo parlarne dopo, che sono magari interessanti o magari no. Invece quello di cui volevo brevemente dire oggi, dare oggi una prospettiva invece culturale. Cioè, ritorniamo a quello che è la cultura dello scienziato. Se non è vero che la cultura dello scienziato naturale, a cui è socializzato da sempre, della scienziata, è quella che prevede, quella che fa parte della retorica della scienza moderna, cioè condivisione, democrazia, opposizione alla burocrazia, o universalismo, cioè chiunque può poter accedere all'informazione scientifica, eccetera, cerchiamo di capire se quella è una storia che poteva andare bene a un certo punto, una fotografia che poteva andare bene a un certo punto, cerchiamo di capire se oggi non è soltanto quella vecchia cultura con strumenti nuovi, invece qualcosa di nuovo. La mia proposta è che in realtà quella sia sempre una base, fornisca sempre gli strumenti culturali per l'azione degli scienziati che fanno open science oggi, cioè in qualche modo rifarsi a quella retorica e utilizzare quegli strumenti è utile, però in realtà non bastano più, perché oggi il mondo è molto differente. Quindi secondo me è interessante capire come questa cultura dello scienziato moderno venga remixata in qualche modo, rielaborata, ricostruita, includendo pezzi presi da altre parti. E secondo me questo è quello che è interessante, evidenziare, sono i pezzi presi dalle culture che sono legate al hacking, al free software, ma non solo, allo sviluppo del software, che sono comunque legati, diciamo, ai luoghi di innovazione più importanti nella società contemporanea, che sono quelli dei media digitali, fondamentalmente. E quindi secondo me questo remix, quindi questi valori che vengono sia da quelli dello scienziato moderno, quindi quello che era chiamato comunismo, cioè il voler condividere i dati, l'universalismo, la democrazia, eccetera, in qualche modo riadattati, danno un set di valori che è quello che sta cominciando a diventare, se non egemone, sicuramente importante all'interno dell'innovazione scientifica. E comprende appunto parti differenti, comprende una retorica di partecipazione, l'importanza del gioco, l'importanza del divertimento, la flessibilità, la trasparenza, l'importanza di produrre informazione che viene riversata nei commons, quindi nei beni comuni. Questi sono, come dire, pezzi che vengono presi da, per chi conosce le comunità hacker o la storia del hacking, riconoscerà alcuni di questi elementi che vi sto lanciando. Questo nuovo set di valori, secondo me, è una grande forma di legittimazione di nuove modalità di produzione all'interno di una scienza che in realtà sta all'interno di dinamiche di mercato, per forza. Non c'è scienza fatta completamente al di fuori delle dinamiche di mercato. Quindi, secondo me, gli scienziati non sono socializzati all'open science perché sono scienziati, ma perché sono produttori di informazione nel mondo contemporaneo. Quindi magari qualche pezzo della storia della scienza moderna, quindi dagli anni da dopoguerra, eccetera, funziona ancora, però in realtà la cosa più importante è che fanno parte del capitalismo informazionale qui e oggi e ora. E volevo far vedere qualche velocissimo esempio di... C'è qualcuno che mi comanda il computer da là? Sì. Ci ha aperto un browser da qualche parte? No. Se fai control tab. No, ci ha aperto Chrome. Ah, giusto. Ah, ok. Un esempio di istituzione che è contrario della scienza aperta, ma invece è il brevetto. È interessante vedere che negli anni 80. Chi è che non sa cos'è l'oncomouse? Sapete che è un topo che è stato transgenico sviluppato negli anni 70-80. Non mi ricordo. Beh, lo vedete a Wikipedia.
brevettato, che è il primo organismo multicellulare brevettato. E in questo caso furono gli scienziati accademici, per il modo in cui funzionava la scienza, non vi so spiegare quali sono le caratteristiche tecniche, però furono gli scienziati accademici che stavano al di fuori del mercato, meglio, stavano all'interno delle accademie negli Stati Uniti, a fare campagna per far sì che la pubblicazione di il possedere un brevetto fosse considerato come una pubblicazione valida per il proprio curriculum accademico. È quello che succede oggi. Cioè, se fate una domanda di lavoro come ricercatore o prof, potete mettere non solo i vostri articoli, i vostri libri, ma anche i vostri brevetti. Quindi in quel caso l'istituzione brevetto è stata inserita nella circolazione dell'informazione, anche all'interno nella circolazione delle conoscenze utili a fare carriera anche all'interno del mondo accademico, e non solo, come potrebbe essere sembrare più naturale per la retorica a cui siamo abituati, non solo nelle imprese. Quindi brevettare qualcosa che serve a fare carriera accademica. E questo è successo perché gli scienziati accademici hanno voluto, hanno facilitato questo processo. Attimi Sorcerer. Grazie. Questo è un progetto di ricerca che si chiama Sorcerer 2, non so se avete mai sentito nominare. Chi conosce Craig Venter, il biologo americano? Chi conosce Craig Venter, il biologo americano? Pochi. Ok, è un famosissimo biologo, uno dei biologi più famosi del mondo. Quello che l'ha reso famoso è il fatto che dalla fine degli anni 90 ha sfidato l'Human Genome Project, dicendo: io fondo un'azienda privata e sequenzio, che è un progetto finanziato con miliardi di dollari dal governo americano, eccetera, eccetera, dicendo: io con la mia azienda privata lo sequenzierò il genoma umano prima di voi e poi ve lo brevetto anche. E da allora è diventato un po' l'emblema del... Poi hanno pareggiato, c'è chi dice che ha vinto lui, però insomma diciamo che in qualche modo hanno pareggiato, hanno presentato poi con Blair e Clinton il sequenziamento del genoma umano insieme a Venter e il capo del progetto pubblico. Fatto sta che da allora è diventato il cattivo della scienza, cioè negli anni 2000, era l'emblema, forse ancora adesso, del cattivo della scienza, quello che vuole fare profitto e farlo brevettando, quindi chiudendo l'informazione. E a metà degli anni 2000 in realtà ha fatto questo progetto con questa nave che ha fatto fondamentalmente ha ricalcato il giro della nave di Darwin, pescando acqua a tappe fisse dai mari del mondo, filtrandola e sequenziando i batteri che ci trovava dentro. Quindi ha fatto una specie di mega, ha ricostruito, diciamo, il giro del mondo fatto da Darwin, quindi, da cui poi ha scritto sul libro sull'evoluzione ovviamente, creando un database gigantesco di metagenomica, si chiama, cioè per capire quali geni ci sono in quali ambienti differenti, marini, chiamala così, comunque non importa. Ha fatto uno dei più grossi database di genomica del mondo e l'ha rilasciato in forma open, quindi database accessibile a tutti, e gli articoli che sono usciti da questo progetto di ricerca li ha pubblicati tutti su rivista Open Access. Progetto che però non è fatto... come dire, non è un progetto no profit, è un progetto a cui partecipano aziende private, che è stato finanziato appunto sia da fondazioni o in parte anche da soldi pubblici, però anche da imprese private. E in questo caso, questo potete poi andarvelo, se vi interessa, andarvelo a cercare bene. La cosa interessante, al di là di quello che vi dicevo sul tipo di cultura che propone, cioè lui si propone come, a parte il navigatore che rifà il viaggio di Darwin, e va bene, però si propone anche come esplicitamente come quello che condividerà tutta l'informazione, lo farà potendosi permettere di non sottostare agli ordini né di un'azienda privata né di una burocrazia aziendale privata né della burocrazia universitaria, quindi lo fa come una specie di freelance della scienza, e lo può fare divertendosi, facendo surf mentre va a pescare i genomi batterici e facendo andare una troupe di Discovery Channel a bordo per fare un documentario mentre lui fa questa specie di avventura nel mondo. E al di là di queste cose, quindi, come dire, a me piacciono perché fanno vedere che prende qualche elemento da retoriche conosciute per noi, sono quelle dell'esplorazione, che per esempio nei mondi digitali è importante, no? Cioè c'è un sacco di informazione, la esploro, la cracco e la rendo libera per tutti, e mi ci diverto pure e mi ci faccio pure, vado pure a fare surf. A parte quello, c'è un modello di business che
in qualche modo nuovo, c'è la capacità di raccogliere capitali grazie al fatto che stai condividendo le informazioni che produci, nonostante sia un'impresa privata. Mi passi ancora più di qua, per favore, quello prima. In questo caso c'è questo Sage Commons, che è un mega database di genomica fondamentalmente, open access, e la cosa interessante è che è finanziato, e non solo finanziato, ma anche le informazioni che ci vanno su, sia i soldi che le informazioni, la maggior parte delle informazioni provengono da Pfizer e AstraZeneca, cioè due delle più grandi imprese di big pharma, quindi farmaceutiche del mondo. Perché lo fanno? Da una parte c'è chi ha interpretato questo, quindi in qualche modo non ha un fine di lucro diretto, cioè questa è una cosa in qualche modo che poi lavorano profit, mettono online una mole immensa di informazioni da cui chiunque può pescare e più o meno faccio quello che vuole, sicuramente chiunque può accedere alle informazioni che sono qua dentro. Da una parte c'è chi ha interpretato come una forma di quella che viene chiamata new corporate nuovo attivismo delle corporazioni, cioè il fatto che le grandi imprese hanno bisogno di mostrare una faccia buona, mettiamola così, per in qualche modo semplificare, cioè hanno bisogno di fare azioni sociali che hanno un impatto sociale positivo per come forma di marketing, mettiamola così. Quindi questo può darsi che in parte sia quello. Però la cosa interessante invece è che c'è anche forme di accumulazione di valore che possono essere messe in moto tramite questo tipo di dinamiche. Cioè, da una parte, se è più facile accedere a queste informazioni, è facile in qualche modo, anche per piccole imprese, per esempio startup o piccoli gruppi di ricercatori, usare queste informazioni, in qualche modo rielaborarle, la soglia per da quelle produrre valore di scambio, produrre valore è invece molto elevata. Quindi in questo caso è quello che fa l'IBM più o meno nel software, cioè è interessante avere un ecosistema di aziende che lavorano su parte delle tue informazioni, quantomeno, che proprio non sono veramente in grado di poi rivenderle e competere con te. Quello che è più probabile è che poi fanno qualcosa di utile per te, tu ti compri la startup, per esempio, e ti sei comprato l'innovazione e qualcuno ha fatto su quello che tu avevi prodotto prima, sul quale da solo non eri in grado di costruire. E dall'altra c'è anche la questione questa che nel mondo dei media digitali è scontato, e in parte anche in questo mondo, del fatto che il tipo di valore che viene creato spesso è un valore finanziario. Cioè, quindi questo tipo di azioni servono anche per accrescere il valore finanziario di un'azienda, quindi questo è scontato per Facebook, cioè Facebook non ha un'economia reale vera e propria, cioè quello che fa è un'economia finanziaria, cioè fondamentalmente agisce sul mercato come un'impresa di finanza, non crea valore con quello che facciamo noi direttamente, cioè quello che facciamo noi direttamente su Facebook, ok, crea un po' di valore per loro, però pochissimo rispetto a quello che poi è il tipo di lavoro che fa Facebook sulla parte finanziaria, quindi anche in questo caso in realtà questa è una forma di creazione di valore per l'azienda di tipo un po' diverso. E mi passo all'ultima. Invece questo non so se avete mai sentito nominare Do It Yourself Bio, no? È una specie di network di, diciamo, biohacker in qualche modo, cioè persone che fanno biologia al di fuori delle istituzioni, quindi fondamentalmente lavorano in l'equivalente di Hackerspace, però con strumentazione per fare biologia, o all'interno di Hackerspace che hanno una piccola parte, una parte dedicata alla biologia, e quindi magari hanno, per chissà cosa sono, hanno la centrifuga, hanno la PCR, hanno i frigoriferi, hanno, che ne so, i terreni di coltura, per fare biologia anche su un livello abbastanza basso, cioè, non stanno facendo in questo momento innovazioni, quindi se leggete sul giornale che qualcuno nel suo garage cura il cancro, questo non è vero, però quello che è interessante è che c'è un movimento mondiale, stiamo parlando di Europa, Nord America e Asia, ci sono diverse decine ormai di gruppi che fanno parte di questo network, che poi è una specie di logo, brand che puoi prendere e usarlo se volete farlo voi qua, per esempio. Non è un'associazione, non è un'impresa, è una specie di movimento, chiamiamolo così. E la cosa interessante è che loro hanno proprio una retorica completamente legata al hacking, magari al hacking quello più californiano, che è diverso da quello che c'è qua, cioè non è come l'Acme nostro magari, però che ha radicato all'interno di movimenti politici, ha degli aspetti particolarmente
di politicizzazione abbastanza spinti. In questo caso non è così, in questo caso quello che loro vogliono fare è fondamentalmente dare a tutti la possibilità di accedere alla strumentazione per fare biologia o biotecnologia, dare a tutti la possibilità di condividere informazioni in un network in cui non c'è bisogno di avere un dottorato per partecipare, ma si può semplicemente perché si ha voglia, ci si vuole divertire, eccetera, eccetera. E la cosa interessante è che lo fanno sia per come forma, come dire, di chiamiamola di ricreativa, cioè per divertirsi, o per capire meglio quali sono le implicazioni della biologia all'interno della società, oppure in alcuni casi lo fanno invece con una spinta a fare impresa, quindi con l'idea che questi possono essere incubatori per nuove forme di start-up, per esempio all'interno del mondo della biotecnologia, che partono con dinamiche di open science, quindi diverso da quello che è la classica impresa biotecnologica. E in questo caso la cosa interessante secondo me non è tanto quello che fanno dal punto di vista scientifico, perché in questo momento non stanno facendo chissà che, però la cosa interessante è che è una vera e propria palestra per una forma di partecipazione all'interno della ricerca scientifica diverse da quelle, come dire, istituzionali classiche. Quindi in questo caso loro la chiamano un'istituzione per il biologo fai da te, e quindi cercano in qualche modo di creare nuove istituzioni in cui la partecipazione possa essere messa in atto in maniera differente. E in qualche modo inseguono il sogno di una fluire libero delle informazioni in cui ci sia questa creatività distribuita, in cui chiunque sia creativo può partecipare, e in cui i soldi si fanno non perché si privatizza un'informazione e la si rivende perché è brevettato soggetto a copyright, ma perché si è più capaci degli altri di innovare per avere le proprie innovazioni. E quindi in qualche modo un sogno iperliberista, se volete, in cui c'è un mercato perfetto, in cui non c'è nessun tipo di barriera al fluire del libero mercato. E io come fermerei, come poi se avete appunto fatto vedere qualche caso che magari se non conoscete come funziona la biologia può essere un po' difficile da capire dal punto di vista scientifico, però la cosa interessante secondo me era capire che le istituzioni della scienza aperta possono essere molto differenziate, quindi vi ho fatto vedere tutti esempi legati in qualche modo all'impresa, legati non alla privatizzazione nel senso di chiusura, se vogliamo usare ancora questa metafora, cioè per esempio di uso di proprietà intellettuale per impedire agli altri di accedere all'informazione, di utilizzare l'informazione, ma invece un'impresa basata sulla capacità di appropriare i frutti dell'innovazione utilizzando altri mezzi, che possono essere quelli per esempio dell'aumentare la circolazione dell'informazione e della conoscenza. E questo è scontato all'interno del mondo di chi studia il software dal punto di vista sociale o politico, il software o il web, cioè le imprese tecnologiche dei media digitali hanno la necessità di aprire sempre di più. Esempio è Android, cioè Android si è imposto sul mercato rispetto a Apple quando ha saputo aprire il proprio sistema operativo di più alle app, per esempio. Questo ovviamente è positivo per l'azienda perché può assorbire innovazioni che poi può mettere a valore, dall'altra parte è anche pericoloso perché apre più possibili punti di conflitto, e questo però può essere poi il dibattito che sono qua dopo. Per ora mi fermo qua. Grazie. Diciamo, un po' come diceva Marco, il mio intervento era stato un po' pensato, diciamo, in continuità con il primo appuntamento del seminario che non c'è stato, perché, diciamo, per dire in due parole, nel primo appuntamento del seminario che comunque recupereremo, un po' la posta in palio era una genealogia alternativa del concetto di istituzione, cioè sostanzialmente lavorando con Deleuze e Guattari, in particolare con il Deleuze dello scritto Istinto Istituzioni, il lavoro che ha fatto su Hume. In generale il tentativo che poi si farà più avanti, non prima, era quello di porre il problema delle istituzioni sostanzialmente in contrapposizione o non a partire dal problema della legge e dal problema del contratto. Quindi diciamo un'altra genealogia del pensiero istituzionale dentro e oltre il moderno, basata su un'idea di istituzione, lo dico in termini così immediati, poi la discuteremo in termini più approfonditi, su diciamo così una capacità positiva del sociale, diciamo, su una capacità creativa dove il problema è sempre il problema e la possibilità di trovare uno spazio di gioco tra tendenza e soddisfacimento in qualche modo. Quindi diciamo
questo è proprio il bigino del bigino, però il mio tentativo era partire da questa suggestione su Deleuze, che assieme alle cose a cui faceva riferimento Anto prima è stato anche uno degli elementi di discussione che in qualche modo hanno preceduto l'idea di costruire un seminario un po' schizzo, dove il tema delle istituzioni era la possibilità di passare attraverso una serie di problemi anche ben differenti l'uno dall'altro. Se leggete il programma, più o meno questa è la tonalità di questo seminario nel suo complesso. Ecco, dicevo, a partire da questo il mio intervento di oggi era un tentativo di produrre un'interferenza tra questo tipo di discorso, in qualche modo riprendendolo e allargandolo, e alcune autrici, alcuni autori che nel campo degli STS, dei Science and Technology Studies, cioè dunque a partire dal campo di definizione del presente analizzato attraverso le tecnoscienze, potevano secondo me essere utili a pensare a alcuni spunti, ovviamente nessuna soluzione ma solo problemi aperti attorno alla pista di ricerca sulle istituzioni. Ecco, diciamo, questo è un po' il contesto delle cose brevi e delle molte domande del mio intervento. Allora, spesso la prospettiva politica del comune o dei commons viene tematizzata a partire da un desiderio di riappropriazione di un oggetto, di una risorsa o di un surplus che proviene dal lavoro. Qui la prospettiva istituzionale si sviluppa attorno al baricentro di un management alternativo, potremmo dire anticapitalista, di risorse. Un altro filone di ricerca politica ha a che fare con il tema della produzione di soggettività, dove spesso un discorso sulle trasformazioni immanenti alla composizione organica di capitale si incrocia, a partire dalle qualità nuove del lavoro cognitivo, insomma sono cose che circolano moltissimo in questi ambiti, dove sono arrivato, con il tentativo di leggere nella nozione di produzione di soggettività lo spazio di una differenza irriducibile tra processi di soggettivazione e processi di assoggettamento. Qui la prospettiva del comune e il discorso sulle istituzioni del comune si accosta ad un modello di produzione antropogenetico, la cosiddetta produzione dell'uomo per l'uomo, indipendente dal capitale. Sebbene tutte queste prospettive di sperimentazione politica siano ricche di indicazioni e di spunti, esse offrono una comprensione di saperi, scienza e tecnologia come funzioni di un vettore centrale a partire dal quale la prospettiva istituzionale è pensata. In qualche modo, anche se con accenti differenti, scienza e tecnologia sono pensate come funzioni, come strumenti, come mezzi, come campi relativamente esterni alla ragione di oggettività dove la politica è collocata. Per l'idea di una scienza per la gente, di una scienza per il comune, di una scienza per, in qualche modo. Ma è forse possibile porre il problema delle istituzioni alla maniera di Deleuze e Guattari, qua precisamente facevo riferimento al primo incontro, anche a partire da una lettura del ruolo che hanno le tecnoscienze nel plasmare, nel dare forma alle condizioni di esistenza del nostro presente? Pensare alle condizioni di possibilità di una politica radicale anche attraverso la natura costitutiva di entità materiali e processi nella vita ecologica, sociale e politica, o meglio anche a partire dai modi in cui artefatti, entità e tecnologie, comprese le tecnologie dei corpi, danno forma alla produzione sociomateriale, materializzando certe forme di vita piuttosto che altre. E ancora, e la mia non è per nulla una domanda retorica, davvero non lo so, è possibile pensare la politica oltre le dicotomie soggetto-oggetto, natura-cultura e umano-non-umano che caratterizzano il pensiero politico moderno? Infine, in quale direzione un insieme di sensibilità sviluppate dentro alcuni studi su scienza, tecnologia e società ci possono offrire degli spunti sulla questione delle pratiche organizzative e dei processi istituzionali? In questa mezz'oretta proverò ad introdurre un puzzle di parole, frammenti di discorsi, domande, stili di approccio ai problemi che provengono da diversi studi attorno alle trasformazioni delle tecnoscienze. Con questo termine faccio riferimento al reciproco collasso di scienza e tecnologia una sull'altra, che in qualche modo mi sembrano interessanti da discutere. Io semplicemente ho fatto un puzzle, ho messo assieme alcuni pezzi che mi sembravano, almeno che a me dicevano qualcosa, insomma. Partiamo dalla Tour. Per questo autore la continuità di ogni processo è abitata da una connessione, da una coproduzione tra entità umane e non umane. E l'architettura del nostro presente tecnoscientifico è un'architettura del network aperto, una coproduzione coestensiva dove non ci sono linee di separazione essenzialistiche tra umani e non umani. Tale produzione, che illatura letteralmente la produzione del mondo, è letta evitando la tentazione di indicare gli esseri umani come l'attore decisivo
All'opposto, gli esseri umani condividono la loro agency con un numero indeterminato di attori sui quali essi non hanno né controllo né sovranità. Inoltre, per la Tour, in queste composizioni ibride, ogni attore umano e non umano opera in un network di relazioni e traduzioni. Come a dire, non esistono azioni senza network o un network di concatenamenti senza circolazioni e mediatori. Le nozioni di network e di traduzione sono qui impiegate per designare il fatto che non esistono pratiche creative senza la circolazione di mediatori, i quali non sono sostituibili l'uno con l'altro. Non c'è creazione fuori da un network di relazioni e la traduzione è sempre una pratica, un atto di creazione singolare. Questa figura del mediatore è contrapposta dalla Tour a quella dell'intermediario. Infatti le connessioni creative in un network non si danno trasportando una causa, una causalità che rimane sempre la stessa per opera di un fedele intermediario, ma grazie alle trasmissioni che si generano attraverso biforcazioni ed eventi di mediazione. Per dirla in un altro modo, una concatenazione di mediazioni non traccia le stesse connessioni e non richiede lo stesso tipo di intelligibilità di una scorta o di una serie di intermediari che trasportano una causa. Infatti, anziché trasportare semplicemente degli effetti senza trasformarli, ogni nodo di un network può divenire un punto di biforcazione, un evento, l'origine contingente di una nuova traduzione. Un mediatore trasporta e trasportando modifica gli elementi, le pratiche e i significati, mentre un intermediario è ciò che è ciò che trasporta una forza o un significato senza operare trasformazioni o deformazioni creative. Qualcosa di simile all'ecologia ibrida tracciata dalla Tour viene descritta da Haraway, dove la nozione di implosione è introdotta come framework dentro il quale collocare l'attualità delle tecnoscienze. Con questo termine si intende la crisi della temporalità moderna, una narrazione lineare passato, presente e futuro fondato sulla centralità di una macchina spazio-temporale, il collasso materialistico della distinzione umano-non umano e soprattutto le continue condensazioni e fusioni tra tecnologie semiotiche, materiali e sociali. Dunque, ciò che è in questione a partire da una sensibilità che viene da questo tipo di studi sulle tecnoscienze è quel gesto narrativo di purificazione, quello che ponendo l'inizio della civilizzazione del moderno nella forma politica del contratto tra umani, o potremmo dire tra certi umani, ha separato un supposto stato di natura dal cosiddetto ordine politico. L'intellegibilità della politica connessa con la narrazione moderna consiste infatti in questa purificazione della società umana dal mondo materiale, letteralmente dalla materia, dove la politica è stata ridotta a faccende di azioni umane. Ma cosa succede se energie, artefatti, tecnologie, rocce sono prese politicamente in considerazione nel tentativo di descrivere come le collettività sono assemblate? Se la moltitudine di Spinoza viene interpretata come un ibrido ed eterogeneo network di forze con il suo potere costituente dentro le pratiche tecnoscientifiche quotidiane? Qui sono possibili diverse ipotesi politiche che si differenziano, diciamo, a partire da due questioni. Primo, la concezione della materia, cioè che tipo di materialismo adottiamo dentro l'interpretazione della materia impegnata nei processi di costruzione sociomateriale, che cosa è costruito e chi cosa è responsabile nei processi di emersione di nuove configurazioni della materia, che giochi si possono definire tra posizionamenti situati e contingenti e l'indeterminatezza della materia. E secondo, in che regione di oggettività pensiamo alla politica? Politica della partecipazione, politica legislativa, politica ontologica. Un paio di esempi. In Latour, queste agency plurali, assieme umane e non umane, devono essere ricondotte in una costituzione non umana chiamata il Parlamento delle cose. E dunque queste agency plurali vanno ricondotte dentro un regime politico di intellegibilità dato, dentro la policy e la politica della rappresentanza, fatta certo anche di processi di governance inclusivi e di negoziazioni continue. La posizione di Haraway allude invece a una politica costituente nelle tecnoscienze, cioè anziché pensare ad una regione di oggettività politica, che una regione di oggettività politica sia sempre un campo già costituito, già dato, una politica situata si accosta alle esperienze negate, prende in esame gli effetti delle asimmetrie prodotte in un network relazionale e a partire dalla necessità di certi partecipanti di un network piuttosto che di altri, prova a creare ecologie più vivibili. In pratica Haraway dice, produrre una differenza significa preferire di prendere parte a certe composizioni sociomateriali piuttosto che altre. Se c'è politica nelle tecnoscienze, per Haraway sta dentro ai processi di materializzazione di mondi.
una politica immanente ai processi di produzione e relazione che materializzano certe forme di vita che abitano il mondo piuttosto che altre. Questa è una prospettiva di oggettività in divenire, dove risonanze e connessioni parziali sono occasioni per nuove conversazioni epistemologiche e solidarietà politiche, e dove l'indeterminatezza della materia e la persistenza della visione sono le condizioni di possibilità di inediti assemblaggi, relazioni, narrazioni e artefatti. Questa alleanza tra nuova concezione del materialismo e pratiche del fare è la proposta di fondo anche del pensiero di Isabel Stengers, dove la capacità di operare al contempo come singolarità divergenti e connessioni parziali permette di creare simbiosi ed ecologie delle pratiche. Ciò che è al centro del discorso sull'ecologia di Stengers in un contesto tecnoscientifico è il tentativo di approcciarsi alla emersione di nuove differenze a partire dalle connessioni tra ciò che viene ad esistere e le molteplici differenze che questa nuova esistenza può creare in relazione alle molte altre esistenze con le quali essa è connessa. Con Guattari possiamo dire che la parola ecologia allude allo spazio di una politica alternativa, la cui necessità emerge nel tempo in cui la Terra attraversa un periodo di intensissime trasformazioni tecnoscientifiche. E la profondità di tali trasformazioni costringe i movimenti a pensare trasversalmente diversi registri ecologici, le tre ecologie in Guattari, l'ambiente, le relazioni sociali e la soggettività. Inoltre per Guattari una logica eco si costruisce attorno ai movimenti di intensità nei processi evolutivi, che significa che la produzione di nuovi assemblaggi passa attraverso nuove creazioni sociomateriali e che qua sta la linea di consistenza della politica. Più che un definito programma politico, la nozione di ecologia sembra suggerire un nuovo stile di attivismo in Guattari, dove l'inaugurazione di nuovi vettori di singolarizzazione, di nuovi sistemi di valorizzazione e di nuovi costruttivismi sono animati da processi di eventi biforcazioni. Una logica che mima la maniera in cui un artista altera il suo lavoro a conseguenza di un'intrusione di alcuni dettagli accidentali, eventi accidenti che fanno biforcare il progetto di partenza, andando alla deriva in relazione a un sentiero di lavoro precedente. Una simile logica della costruzione, in costruzione, dove la scienza è vista dalla prospettiva di una scienza nomade o minore sviluppata da Deleuze e Guattari nei loro mille piani. Utilizzando le analisi di Serre sulla fisica atomistica da Democrito a Lucrezio e la geometria di Archimede, questi autori analizzano, lungo e sotto la storia dello sviluppo delle scienze della costruzione, la presenza viva di una scienza come pratica che presenta le seguenti caratteristiche: un primato dei flussi nella costruzione dei piani di consistenza, un modello di eterogeneità e divenire, una concezione dello spazio come uno spazio aperto dove le cose flussi sono distribuite, è una scienza concepita come scienza delle problematizzazioni. Dunque una scienza dei problemi che, più che focalizzarsi sulla creazione di teoremi che presuppongono la creazione di modelli come oggetti di riproduzione, concepisce l'invenzione di problemi come lo stile con cui scolpire la materia procedendo da un campo di variazioni continue. Questa scienza della deviazione, che procede non tanto rappresentando uno spazio in costruzione, ma operando per successivi avanzamenti, definisce dei territori attraverso azioni di contatto e una topologia di effetti variabili. Non è una scienza esatta, ma è una scienza rigorosa. Non procede secondo una logica della riproduzione, ma subordina tutte le operazioni del sensibile alla costruzione, seguendo flussi di materia e tracciando nello spazio nuove tecniche di creazione. Deve essere una questione di tecnica, nient'altro che una questione di tecnica, sembrano suggerirsi Deleuze e Guattari. Nei manoscritti economico-filosofici Marx ha basato una definizione dell'attivismo politico su una comprensione del materialismo. Tutto ciò che esiste è materia e ogni attività trasformativa è materiale. La materia qui è forza vitale che appartiene tanto alla vita organica quanto a quella inorganica. Entrambe, in loro stesse, non sono nient'altro che movimenti della materia. In questo contesto attivismo e materia sono concepiti contemporaneamente. È un attivismo collettivo e definito a partire dalla capacità di affettare trasformazioni materiali. Può essere questo Marx un nostro contemporaneo nel mezzo delle intensità definite dai processi tecnoscientifici della nostra contemporaneità? Se da questa prospettiva si può concepire l'attivismo come radicalmente immanente
all'indeterminato continuum della materia e dunque una pratica del commoning come immediatamente costituente di nuovi mondi ed ecologie, tuttavia l'appello all'indeterminatezza rischia sempre di sfuggire, di suggerire una sorta di principio speranza, incapace di scolpire la materia, incapace dunque di operare e di situare un fare. Una scienza minore, infatti, è anche una scienza che necessita di ipotesi situate e di passaggi di riterritorializzazione. Tale scienza dei canali, scienza idraulica delle connessioni, ci insegna che non si può procedere solo di deterritorializzazioni. Al contrario, deterritorializzazione e riterritorializzazione vanno pensate assieme, perché guadagnare uno spazio liscio è un modo, una tecnica per operare nuove pratiche di plasmazione della materia. Lisciare il legno è un modo per scolpirlo, così come scolpire la materia è l'unico modo per lasciare tracce, per operare con e attraverso le strisce sottili della materia. Fare storie che senza alcuna garanzia hanno bisogno di essere abitate, agite per essere trasformate. Esattamente a questa altezza si pone il problema delle istituzioni. Dentro una processualità che per essere tale, anziché cattiva vaghezza, deve provare a fare, a ritagliare ipotesi, strade, seppure insufficienti, sporche, ibride. Per istituzioni si intende gli eventi, questa è una citazione da Maurice Merleau-Ponty, che mi ha girato Vince e secondo me ci sta. Per istituzioni si intende gli eventi di un'esperienza che la dotano di dimensioni durevoli, in rapporto alle quali tutta una serie di altre esperienze avrà senso, formerà un proseguimento pensabile e una storia, ovvero gli eventi che depositano in me stesso non a titolo di sopravvivenza e di residuo, ma come appello a un proseguimento, come un'esigenza di avvenire. Affrontare il tema del fare comune oggi certamente ha a che fare con il reciproco rapporto tra pratiche e costruzioni di senso, narrazioni e figurazioni, ma al contempo credo debba un po' costringerci a pensare la pratica istituzionale oltre il paradigma dell'universale, che significa che tutte le pratiche hanno qualcosa in comune, e del relativismo, che significa che ogni pratica è radicata nel proprio incommensurabile punto di localizzazione e di partenza. Susan Lengstar, un'autrice e militante femminista scomparsa di recente, ha dedicato parte della sua vita a mostrare gli effetti di sofferenza implicati dentro molti dispositivi del biopotere tecnoscientifico contemporaneo, senza mai rinunciare al contempo a sperimentare e a pensare per connessioni parziali e ecologie delle pratiche. Quello che in continuazione questa autrice si è chiesta è qualcosa che credo abbia molto a che fare con il nostro tentativo di ripresa della tematica istituzionale. Se lo statuto ontologico di un fenomeno è intrinsecamente incarnato nelle condizioni della sua produzione, come è possibile fare una rivoluzione capace di essere ontologicamente ed epistemologicamente plurale e al contempo capace di forza e consistenza istituzionale? Detto in altri termini, come le differenze e le connessioni parziali riescono ad organizzare una capacità di soddisfazione non a partire da una norma o dall'applicazione di uno standard, ma non rinunciando a costruire un sistema organizzato di mezzi capace di consistenza politica, codici contingenti, piani di alleanza, prosa del mondo, non solo poesie. Cioè, come è possibile riprendere quel positivismo felice, pienamente costituente di intensità plurali, che anima il discorso istituzionale, e costruire nuove macchine da guerra, sapendo bene che una macchina da guerra non può più ricalcare le forme o installarsi su un apparato di Stato, dentro ai tanti piani dove vivono bisogni positivi di espressione. Mo ce lo spieghi? Sì, diciamo, nel senso, io non sono, cioè, è la prima volta così che provo a socializzare i miei pensierini. E quindi, secondo me, come dicevo prima, ci sono alcune cose che secondo me valeva la pena porre alla discussione, insomma. Prima di tutto concepire questa dimensione delle tecnoscienze, non semplicemente dentro una lettura, diciamo, deterministica, no? Dei processi in cui la tecnologia decide e definisce tutto, ma dentro una coproduzione. E il tentativo era appunto di provare a riprendere, allargandole un po' in avanti, secondo me, un po' il discorso che faceva Anto alla fine, cioè sostanzialmente che cosa succede quando una separazione soggetto-oggetto è difficile da darsi, perché
la capacità creativa, la capacità produttiva è in qualche modo, no? In connessione, no? tra macchine e soggettività. E provare a fare questo però dislocandolo da una politica delle istituzioni di tipo umanistico in qualche modo. E niente, e poi c'erano delle citazioni divertenti che secondo me, boh, non so, a me dicono qualcosa rispetto al rapporto tra differenza e comune dentro il problema dell'istituzione. Purtroppo non sono capace di dirle ancora. Se no. Quindi ho preferito fare un puzzle, un po' noioso, scusate. Il file è reperibile poi su internet, ce lo puoi condividere. Sì, 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 sì. Sì, quella proviamo tutti i materiali. Sì. Invece una domanda rapidissima prima, poi un commento. Su quei siti che ci hai fatto vedere prima, su alcuni database per esempio, la mia domanda è con che licenza copyright sono, cioè i file che girano là dentro in questi database, che licenza hanno poi? Dipende. Dipende da quali. Ce ne sono alcuni che possono essere pubblico dominio, altri che hanno delle licenze stile GPL, però dipende. Questi sono dei punti ovviamente importanti quando si analizzare questo tipo di istituzioni nel dettaglio, ovviamente la forma di proprietà che mettono in campo, ovviamente uno dei punti su cui poi si gioca il tipo di effetto che hanno, il tipo di accesso che veramente garantiscono. No, sì, perché il commento che volevo fare è proprio riferito a questa questione della licenza, no? Licenza copyright, perché mi sembra che siamo insomma alla solita contraddizione insanabile, al solito punto che non si riesce a sbrogliare, che è quello anche che aveva a che fare con tutta la dialettica tra Creative Commons e copyleft. Cioè, mi spiego meglio, il Creative Commons sostanzialmente è una licenza copyright, correggetemi se sbaglio che non sono un esperto, ma è una licenza copyright, sono varie tipologie, però tendenzialmente quello che io produco tu lo puoi riusare a fini non commerciali in teoria. Può essere anche a fini commerciali. Esatto, esatto, scusa. Il problema poi si pone proprio lì, secondo me, quando ragioniamo su istituzionalità autonoma. Cioè, perché era nato il copyleft all'epoca? Proprio per evitare che si perdesse questa capacità di trasmissione del prodotto in materia dell'informazione che sia gratuita, perché molte volte c'è il problema che, ok, io pubblico in Creative Commons, poi arriva un'azienda, fa una citazione, usa un concetto di quello che io ho prodotto, lo mette con una licenza copyright normale ed ecco che ha rubato tutto il valore, cioè viene fuori un profitto che in realtà io avevo prodotto originariamente, ma poi mi è stato rubato affibbiandomi un'altra etichetta sopra, un'altra protezione copyright. E quindi è la mia domanda, la mia perplessità su questi database riguarda non tanto la struttura in sé dei database, ma poi il momento che queste informazioni lì contenute devono essere adoperate appunto per creare delle tecnologie, dei macchinari che possano servire alla società.